fruibile, c'è acqua, c'è l'elettricità e stiamo costruendo palco, queste cose qua, perché stasera sia già pronto, perché stasera ci sono un po' di spettacoli, ci sono i Motus e poi ci sono due DJ set e... siamo organizzati. Dovrebbero essere al Team Off, dopo il Team Off vengono qua. Sia stasera che domani, poi domani in realtà c'è anche Paolo Bonfante, c'è Walter Leonardi, Perturbazione pare, perché poi le cose stanno arrivando anche come... sì, Cassandra Cashba c'è stasera, la conoscete, a Milano più o meno la conoscono tutti. E i Motus hanno capito perfettamente lo spirito di questo luogo, sono venuti in teoria, volevano solo fare una presentazione del loro lavoro. Sono andati in tandem, se no... Ok, scusate. Siamo qui insieme a questo coordinamento, per cui a queste realtà nazionali che sono venute ad appoggiare, alle quali noi già eravamo stati nei loro luoghi. Il teatro Coppola di Catania, il teatro Garibaldi di Palermo, l'asilo della conoscenza di Napoli, il teatro Valle di Roma, insieme al palazzo, il Sale Dox di Venezia. Cioè, si è allargata la rete, quindi rispetto stiamo facendo delle crescite. Abbiamo messo anche noi qui a Milano, infatti adesso lo mettiamo uno striscione. Scusate il ritardo. Eravamo d'accordo che l'avremmo messo. E niente, abbiamo iniziato a lavorare adesso. Ci sono molti ragazzi del Politecnico di architettura che sono arrivati qua già con l'idea di un laboratorio di progettazione partecipata che insieme agli altri laboratori artistici, comunicazione, cercheranno di creare questo flusso, perché allora, la dimensione del laboratorio è quella che ci interessa realizzare sostanzialmente qua. Abbiamo anche grazie a tutta una serie di cose che abbiamo attivato, il bando che abbiamo iniziato a diffondere, con le quali abbiamo iniziato a raccogliere, siamo arrivati a una quarantina di progetti, ma pensiamo che adesso la cosa partirà esponenzialmente, creare un processo che diciamo non è, l'intento non è solamente di portare qui la rete di attività, ma anche di lavorare con altri luoghi del territorio. Melchior Rebega, questo posto noi pensiamo possa essere a Milano per le caratteristiche il nodo di una rete di assolutamente sulla città e quinto di questa mobilitazione. Sono 33 anni. Tante soggettività legate alla cultura, sostanzialmente all'arte, questo è l'ambito che si è iniziato a muovere. Noi abbiamo già iniziato a lavorare un po' di tempo fa, dicendo che avevamo fatto questo passaggio del parco, e oggi siamo qua. La proprietà ancora non abbiamo avuto contatti, e sappiamo di questo curatore fallimentare. In effetti, non posso dire nulla, ma avete scelto un momento... non posso dire si dice nulla. Così, sì, si dice, è vero, nel senso che si dice col sorriso, è vero che problemi di sicurezza non... adesso noi dentro bene. Dentro sì, ci sono dei buchi lì dove hanno smantellato tutto, abbiamo messo pancali, segnali, stiamo mettendo in sicurezza e lo stiamo facendo. Comunque non faremo accedere di notte o ecco, cioè, sì. A più piani di quelli che usiamo per ora, per cui è bene tenere tutto sotto, diciamo, governato, governato bene. Sì. Poi la comunicazione dello spazio procederà con una progressione mano a mano che siamo anche in grado di mettere delle cose che funzionano in uno spazio. E poi si potrebbe, adesso voglio dire, ovviamente faccio il mio ruolo, ma si potrebbe pensare anche a far partire una richiesta parallela di formalizzazione, cioè tanto non male non fa. Una richiesta di formalizzazione di un rapporto regolare. Nel senso che voi sapete che noi stiamo lavorando a Milano su delle forme di uso temporaneo di spazi sfitti. C'è addirittura una convenzione con questo gruppo di Google Politecnico che la riuso con loro stiamo lavorando, quindi secondo me io sono dentro istituzione, quindi dal punto di vista dell'istituzione una totale autonomia di chi lavora, il fatto che poi ci sia anche una richiesta parallela che quindi non toglie nulla. No, ma guarda, li conosciamo benissimo, cioè siamo nella giuria del prossimo bando, però Isabella stiamo costruendo un protocollo, quello che facilita il fatto che cose di questo tipo possano succedere senza che ci siano, come dire,
lo riportiamo all'assemblea. Anche se forse questa è una specie di strada, non è l'obiettivo. Adesso quello che è emerso oggi è cioè, di riuscire a tirare, ad alzare talmente tanto il tiro per anche essere elaborazione di come un nuovo modello anche di gestione dal basso, per cui invitare costituzionalisti, legali, eccetera, eccetera, quindi anche inventarci dei dispositivi che stanno al pari di quello che stavi citando. Quindi credo che sarà proprio anche l'oggetto di uno dei, dei cantieri che ci sono dentro. Vediamo il processo. Il modello genovese è molto interessante, ma anche quello romano. Quello romano, posso dire quello che so io, quello genovese è più Genova. Tutta la formalizzazione per esempio dei centri sociali, non c'è una sorta del processo in corso per esempio al Teatro Valle? No, quello sì, noi sto parlando sempre dell'idea di arrivare a stabilire dei rapporti semiformali per cui alla fine tu hai uno spazio, lo occupi in modo temporaneo, l'amministrazione riconosce un ruolo di utilità sociale. Al di là, e a Genova c'è un, si è parlato con l'assessore Ranieri che ormai è scaduto, scade oggi, Giuseppe Ranieri vi può dare una mano perché proprio fatto c'è un protocollo tra comune, centri sociali, comune di quartiere, eccetera, che da questo punto di vista dà molte garanzie. C'è questo processo formazioni. E io penso che arriveremo ad un certo punto anche a ragionare di questo punto. C'è forse un passaggio prima che è quello per esempio di un processo costituente che tiene un riferimento, che ha come riferimento un modello nuovo che quello che ci spieghiamo del genere. Spostiamo ma per esempio il Valle ha iniziato questo processo grazie anche al lavoro di costituzionisti come Rodotà, De Mattei eccetera, per cui lo statuto che loro hanno iniziato a disegnare è anche l'idea di una fondazione, che acquisisce il bene comune, che però funziona diversamente da come funzionano normalmente le fondazioni che conosciamo, è proprio un processo in questi termini di elaborazione di nuovi modelli, per cui è il fine. Va bene. È una bella esperienza da seguire con un sguardo attento. Allora a posto, ci siamo in contatto, dirò che seguo con attenzione, ovviamente le sue forme, sollevate un problema importante, teniamo un rapporto sempre, autonomia reciproca ma di attenzione forte, se ci sono possibilità di questi fatti mi sappiamo, tenete in contatto. Va bene. Auguroni. Arrivederci, grazie.